Nando Franzini, finalmente cade il tabù Giana, è una vittoria bellissima, importantissima. Aveva chiesto dopo Vicenza mantenere alta l'asticella e dare continuità. No, è stata una vittoria, è una vittoria importantissima perché intanto dà continuità, come dicevamo, alla prestazione e al risultato di Vicenza. E dopodiché abbiamo battuto una squadra tosta, una squadra che non muore mai, una squadra che ha queste caratteristiche dentro e fa soffrire tutti gli avversari. Per cui era una squadra particolarmente ostica anche per quanto mi riguarda personalmente, visto le ultime annate, sono contento comunque della prestazione, abbiamo tante occasioni, è stata una partita secondo me molto aperta, molto bella, perché comunque le occasioni sono state tante e noi abbiamo sempre un po' sto rammarico di sprecare tanto, però diciamo che qualche occasione l'ha avuta anche la Giana, quindi siamo contenti, peccato la sofferenza finale su un paio di episodi da palla da fermo abbastanza regalati, quindi costruito dei gol belli, abbiamo regalato queste situazioni, però comunque l'importante poi era giocare in questo modo e soprattutto fare i punti. Reti subite che l'hanno fatta arrabbiare molto, però. Mi hanno fatto arrabbiare perché sono delle ingenuità che è abbastanza clamorose entrambe, e da come sono venute, perché non tanto per l'autorete che quella ci sta, ma come si è sviluppata l'azione. Abbiamo tentato una rovesciata in area sul primo, fallo di mano su una punizione laterale, il secondo che ha regalato il rigore, quindi sono due regali abbastanza clamorosi e ci fossero costati dei punti. Sarebbe stato veramente un peccato, però ripeto, guardiamo la prestazione, guardiamo le occasioni da gol che sono state veramente tantissime e siamo soddisfatti. Lumezzane, che come diceva lei, ha creato moltissimo, basti pensare sullo 0-0 attraverso il Monachino, l'occasione tu per tu con il portiere di Tengolan nella ripresa, due occasioni di Panitteri, quella di Malotti, ancora Tengolan e potremmo andare avanti. Finalmente però è arrivata anche la capitalizzazione oggi. Sì, oggi finalmente abbiamo segnato. Di più, nonostante questo, i gol, come hai detto tu, mancati, anche abbastanza clamorosi, sono stati tanti, però chiaro che quando segni tre gol la partita solitamente la porti a casa, così è stato. Peccato perché potevamo rendere magari gli ultimi 10 minuti, un quarto d'ora, compreso il recupero, un po' più tranquilli, invece ci siamo complicati un po' la vita, sbagliando anche 4-2 in modo abbastanza clamoroso, tanto per non farsi mancare niente, però sono soddisfatto, ripeto, la prestazione è stata importante da parte di tutti, chi ha giocato, chi è entrato, e quindi è stata una giornata importante. Lumezzane, che non ha un proprio e vero bomber, sta segnando con sempre più calciatori. Anche oggi si è sbloccato Corti, si è sbloccato Dalmazzi e si è ripetuto Monachelli. Sì, chiaro che l'importante per gli attaccanti segnare, lo sappiamo, sarebbe sempre una bella cosa, però è importante avere anche tante armi e tante situazioni da per poter sbloccare le partite, per segnare. Quindi noi sappiamo che abbiamo giocatori che hanno caratteristiche che possono far gol, li stiamo facendo, stiamo creando tanto, ripeto, quando poi c'è un gioco importante di squadra così, credo che sia importante che segni, che ci sia il super giocatore, gli attaccanti comunque fanno un grandissimo lavoro per la squadra, tutti, sia in fase di non possesso che in fase di possesso, quindi è chiaro che noi siamo contenti così. Prima della partita, oggi, alcuni ragazzi lo dicevano, quest'oggi capiamo che campionato andiamo a fare. Ma sì, adesso è ancora presto, nel senso che comunque la classifica abbiamo appena passato praticamente la metà del girone d'andata, quindi è ancora lunghissimo. Però noi vogliamo divertirci, però non dobbiamo neanche guardare adesso dove siamo, dobbiamo pensare alla mentalità che è venuta fino adesso, partita dopo partita. Tanto abbiamo visto che possiamo vincere contro chiunque, le partite ce le andiamo a giocare anche fuori casa, in casa contro qualsiasi avversario, possiamo vincere. È chiaro che ci ha rovesciato la medaglia, è un campionato equilibrato ed è dura contro di tutte. È l'ultima in classifica che è in questo momento l'Arzignano, comunque era l'Arzignano prima della penalizzazione della Triestina, è venuta qua e ha fatto una signora partita. Sappiamo che dobbiamo stare sul pezzo, quindi non dobbiamo pensare a guardare niente, pensiamo all'Alcione, adesso recuperiamo bene e poi pensiamo alla gara di sabato contro l'Alcione. Grazie. Grazie a voi.